Il problema è che la stampante lavora bene, non ci sono messaggi di errore, però quando stampa è troppo rumorosa. I rumori più comuni sono ronzii, fischi, cigolii. Sfortunatamente questo problema può avere molte cause. Cartuccia toner, unità fusore, ingranaggi, tutte le parti in movimento potrebbero causare questo rumore. La cartuccia è il primo colpevole, però è facile trovare se il problema è qua. Cambia la cartuccia. Se il rumore scompare, il problema è la cartuccia. All'interno della cartuccia ci sono molti componenti problematici. Gli ingranaggi. Lubrifica gli ingranaggi della cartuccia? Meglio usare un grasso specifico per parti meccaniche. Un altro punto di frizione è l'asse del tamburo o il perno del tamburo. Il tamburo ruota attorno al perno. La plastica degli ingranaggi del tamburo tende a consumarsi. Lubrifica il perno del tamburo e lubrifica l'interno dell'ingranaggio del tamburo. Fa attenzione a non danneggiare il tamburo. Non usare troppo lubrificante, potrebbe cadere sul foglio stampato. Meno lubrificante usi, meglio è. Se del lubrificante cade sulla superficie del tamburo, puliscilo con alcol isopropilico. All'interno del tamburo c'è un contatto di rame. Lubrifica il contatto di rame con grasso conduttivo. Quel contatto è un contatto elettrico, non usare grasso normale. Fa attenzione a non storgere il contatto. L'area di contatto tra il tamburo e la lama di pulizia è un'area in cui c'è molta frizione. Una lama di pulizia nuova è rigida e potrebbe essere rumorosa, almeno per le prime decine di pagine. Lubrifica la lama del tamburo con toner. Se hai un lubrificante specifico tipo lo stearato di alluminio è meglio. Il rullo di carica potrebbe essere uno dei componenti più rumorosi all'interno della cartuccia, specialmente i modelli con la superficie dura. Il tamburo è un sottile tubo di alluminio. Il rullo di carica ruota a contatto con il tamburo, causando vibrazioni. Le vibrazioni all'interno della cavità del tamburo producono un rumore. Per evitare questo problema, all'interno di alcuni tamburi è inserito un rullo di plastica, che funziona come un silenziatore. Tu puoi usare un rotolo di cartone. Fa attenzione a non danneggiare il contatto interno del tamburo. Il contatto del rullo di sviluppo ruota attorno a una placca di metallo. Potrebbe essere rumorosa. Lubrifica il contatto con grasso conduttivo. Se il contatto del rullo di sviluppo o del rullo magnetico è danneggiato, potrebbe fare un rumore ripetitivo. All'interno del contenitore del toner ci sono delle pale che portano il toner vicino al rullo di sviluppo. Se danneggiate potrebbero essere rumorose. Se il rumore continua per qualche secondo dopo la fine del processo di stampa, potrebbe essere causato dai fusori. L'unità fusore ha delle boccole che si consumano. E quando le boccole si consumano, la rotazione contro il supporto del rullo fusore potrebbe causare dei cigolii e dei rumori. Se non vuoi cambiare le boccole, almeno lubrificale con un lubrificante adatto ad alte temperature. I fusori sono molto caldi, possono raggiungere i 100 gradi o anche di più. Quindi non usare normali lubrificanti. Ricordati, meno lubrificante usi, meglio è. Gli ingranaggi del fusore potrebbero non incastrarsi bene uno con l'altro, quindi provocare rumori. Un grasso adatto ad alte temperature potrebbe risolvere il problema temporaneamente, ma probabilmente per risolverlo completamente dovrai cambiare l'unità fusore. Ci sono ingranaggi anche all'interno della stampante. È difficile vedere se un ingranaggio è consumato con un semplice esame visivo. Basta che sia consumato anche solo un minimo per causare problemi di rumori. Lubrifica gli ingranaggi usando un grasso adatto a parti meccaniche. Ricordati, meno ne usi meglio è. Da un'occhiata alla ventola. La maggior parte delle stampanti ha una ventola di raffreddamento per consentire il raffreddamento. Spesso si trova dietro una grata. Questa ventola ha differenti velocità.
Quando la macchina è ferma va a bassa velocità, quando comincia a lavorare va a velocità più alta. Quando le boccole della ventola si consumano, il lubrificante si secca e questo può causare frizione, quindi rumore. Il rumore può essere causato anche dalle vibrazioni della plastica del supporto della ventola. Prova a mettere dei feltrini attorno al supporto della ventola. A volte un fusore vecchio o una cartuccia vecchia funzionano normalmente senza nessun rumore, però inserendo un nuovo fusore o una nuova cartuccia si sente un rumore. Il problema di solito non è dovuto al nuovo fusore o alla nuova cartuccia. Semplicemente gli ingranaggi nuovi del fusore o della cartuccia non si accoppiano bene con gli ingranaggi consumati della stampante. Un'altra parte in movimento che potrebbe dare dei problemi sono i gommini presa carta. Non lubrificare i gommini, lubrifica solo i suoi supporti. Di nuovo, meno li lubrifichi meglio è.